L'ordine della caverna è un ordine di cui vi sono alcuni che beneficiano e altri, i più peraltro, che traggono nocumento. A beneficiare sono quelli che io chiamo e metto a tema come i signori del competitivismo, la classe apolide finanziaria uscita vincitrice dal 1989, una classe che non è né borghese né proletaria evidentemente, ma che è squisitamente aristocratica, non perché sia composta da oi aristoi, i migliori, ma perché è composta da una classe, essenzialmente da un gruppo di persone che in comune con l'aristocrazia hanno il vivere di rendita. Oggi la rendita, nella fattispecie la rendita finanziaria, è tornata a essere il fondamento della classe dominante. La classe borghese, che era classe dominante nel precedente quadro capitalistico, era una classe che aveva in comune con il vecchio mondo proletario l'idea del lavoro, essenzialmente. Il lavoro come formativo della coscienza umana, come antropogenico. Era una classe che viveva del lavoro e che, pur declinando il lavoro evidentemente in maniera opposta rispetto alla classe proletaria, condivideva questo mito tipicamente prometeico e febbrile della modernità del lavoro, del fare. La nuova classe dominante invece vive di rendite finanziarie, di stratagemmi ed escogitazioni bancarie usurocratiche che si sono ben estrinsecate, peraltro, in quella che siamo soliti ancora oggi concepire come la crisi del 2007, quasi fosse stato un evento di natura, uno tsunami che per accidens si è materializzato nella storia umana, e in questo modo perdiamo di vista che quella che noi chiamiamo crisi in realtà era una lotta di classe, un episodio della lotta di classe che suddetta classe global elitaria stava conducendo a proprio vantaggio. Come? Portando via tutto, non solo alla vecchia classe lavoratrice, ma, ecco la novità, anche alle classi medie. Dopo l'89 la classe aristocratico-finanziaria, global elitaria, non ha più bisogno dell'appoggio dei ceti medi. Poteva averne bisogno in funzioni antisovietiche, antiproletaria, fino all'89. Dopo l'89 può dare il ben servito alla borghesia e ai ceti medi. Può tranquillamente cannoneggiare la classe lavoratrice, portandole via tutto a colpi di riforme del lavoro, Jobs Act e quant'altro, no? Che sono riforme solo se le guardate dal punto di vista dei signori del capitale, ovviamente, perché per il mondo del lavoro sono altrettante sconfitte, evidentemente. Ma può, suddetta classe globale elitaria, procedere linearmente all'attacco dei ceti medi imprenditoriali, come tramite rapine legalizzate che si sono materializzate con i subprime e con tutte queste escogitazioni bancarie che anche in Italia hanno avuto una nemmeno troppo remota eco con il cosiddetto bail-in, come la lingua dei mercati l'ha rigorosamente chiamato, che questo è stato di fatto un'aggressione frontale alla classe media. Ora, la classe finanziaria dominante non è né borghese né proletaria non solo per composizione di classe, come ricordavo, ma anche per mondo valoriale di riferimento. La classe proletaria era una classe che aveva come proprio orizzonte valoriale l'idea del lavoro, l'idea di una stabilità esistenziale fatta essenzialmente di quelle cose basilari che permettono una stabilizzazione umana. Aveva, come dire, come proprio orizzonte un salario garantito, la possibilità di farsi una famiglia, di mandare possibilmente i figli a scuola, di essere curata quando stava male. E poi naturalmente accanto a queste cose basiche, vorrei dire, aveva il sogno, fino a un certo punto almeno, di superare un mondo iniquo qual era quello del mondo capitalistico. È bensì vero che talvolta l'economicizzazione del conflitto prevaleva sull'anelito rivoluzionario e quindi la classe proletaria, più che sognare la fine del capitalismo e la società giusta, si accontentava di conquiste salariali mediate dal sindacato e quant'altro, ma ad ogni modo aveva coscienza di quelli che in parte erano i propri interessi. Proprio come la classe borghese aveva un mondo valoriale suo, spesso anche coperto da veli di ipocrisia, intendiamoci, ma aveva un mondo valoriale centrato sui valori della famiglia, dell'eticità, dello Stato, della religione, tutti valori che per circa 200 anni, vorrei dire, sono convissuti con il capitalismo,
che anzi talvolta si è appoggiato anche a quei valori, ma che oggi sono risultati profondamente incompatibili con il capitalismo stesso.